Alessia Pifferi ha un disturbo dello sviluppo intellettivo moderato, con un profilo cognitivo caratterizzato, secondo i test somministrati in carcere, da una compromissione intellettiva globale particolarmente severa nella capacità di concettualizzazione e di astrazione, di valutare, giudicare e prendere una decisione. La descrivono come una donna dissoluta, una madre indegna, ma i test e il lavoro mirabile delle psicologhe del carcere hanno restituito una immagine diversa. Questi estratti provengono dalla relazione redatta dallo psichiatra e psicologo forense Marco Garbarini, incaricato di esaminare Alessia Pifferi per la sua difesa. Pifferi, una madre milanese, è imputata per l'omicidio volontario della figlia Diana, di soli 18 mesi, morta per negligenza nell'estate del 2022. La relazione incorpora le conclusioni di due psicologhe del carcere di San Vittore, le quali hanno valutato l'imputata attraverso vari test. Questi test sembrano indicare un quoziente intellettivo estremamente basso, misurato a 40, suggerendo un significativo deficit cognitivo che potrebbe renderla, almeno in parte, incapace di comprenderne appieno la gravità. In altre parole, il suo funzionamento mentale è paragonato a quello di una bambina di 8 anni. Tuttavia, la validità di questa perizia è stata messa in discussione dal pubblico ministero Francesco De Tommasi, coimputato nel processo insieme a Letizia Mannella. De Tommasi ha contestato le conclusioni della consulenza, dando il via a indagini più approfondite. Ha ordinato intercettazioni telefoniche e ambientali e ha avviato un'indagine per falso ideologico nei confronti dell'avvocatessa di Pifferi, Alessia Pontenani. Inoltre, le due psicologhe del carcere sono indagate per favoreggiamento. Tale mossa, estremamente rara, ha suscitato la protesta dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale. La decisione del pubblico ministero è stata motivata dalla convinzione che le due psicologhe del penitenziario milanese, anziché fornire un sostegno appropriato a Pifferi, detenuta con un'accusa gravissima, abbiano somministrato un test psicodiagnostico, il test di Weiss, che misura il quoziente intellettivo insieme ad altri test. Ma si afferma che abbiano omesso di seguire le corrette procedure di riferimento, ottenendo risultati incompatibili con le reali caratteristiche psichiche della detenuta. Il magistrato ha avanzato l'ipotesi che ciò sia stato fatto con l'intenzione di influenzare negativamente l'esito della perizia psichiatrica. In sintesi, sembra che abbiano proposto ad Alessia Pifferi una strategia difensiva basata su falsificazioni riguardanti il suo stato mentale, al fine di ottenere una riduzione della pena. Le due psicologhe sono anche coinvolte in altri due casi simili, riguardanti una madre accusata dell'omicidio del figlio e una donna colpevole dell'uccisione del marito. Secondo le intercettazioni, l'avvocatessa e le consulenti carcerarie avrebbero condotto interrogatori veri e propri su Pifferi per acquisire informazioni sugli esami e i test cui era stata sottoposta durante la perizia d'ufficio. Tuttavia, tali conversazioni sarebbero state presentate alla detenuta come semplici chiacchierate amichevoli, con scambi di baci e risate. Alessia Pifferi lasciò da sola a casa con due biberon pieni di latte e tè la figlia di 18 mesi, Diana, dal 14 al 20 luglio 2022. La bambina morì a causa della mancanza di cure e del caldo estremo. La temperatura raggiunse i 40 gradi in quei giorni. Mentre la piccola lottava per la vita, Pifferi si trovava all'Effe, Bergamo, con il suo compagno. Era arrivata sul posto con un autista, comportandosi come una signora. Ma non aveva informato l'uomo della presenza della figlia a casa, nonostante lui la conoscesse e le volesse bene. Non aveva nemmeno informato sua madre della situazione. In passato Alessia Pifferi aveva lasciato da sola la piccola Diana altre volte e in quei casi la bambina era sempre riuscita a sopravvivere. Tuttavia la differenza cruciale è che in quella circostanza non limitò la sua assenza al solo weekend, ma protrasse il suo soggiorno per un'intera settimana. Durante questo periodo fece persino tappa a Milano, ma non si recò a trovare la figlia.
Quando alla fine decise di tornare a casa, purtroppo per la piccola era già troppo tardi. Nel momento dell'interrogatorio immediato, Alessia Pifferi giustificò la sua prolungata assenza affermando di aver trascorso del tempo con il compagno per riconquistarlo dopo un periodo di separazione. Non aveva visitato la figlia poiché era concentrata su questo tentativo di riconciliazione. Ma quando le fu chiesto se fosse disposta a tutto, persino a uccidere la propria bambina, la sua risposta fu ambigua. Ammise di aver considerato questa possibilità, sottolineando che aveva fatto persino ricorso alla prostituzione per guadagnare qualche soldo extra, al fine di mantenere uno stile di vita lussuoso con l'uomo. Utilizzò addirittura 500 euro per noleggiare una limousine e andare al ristorante in occasione del compleanno del compagno. Da quando è iniziato il processo in corte d'assise per omicidio volontario aggravato, l'avvocatessa di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani, ha costantemente richiesto una perizia psichiatrica, ma il PM si è opposto a tale richiesta. Alla fine la decisione del giudice è stata presa, affidando l'incarico a Elvezio Pirfo, il medesimo consulente che si era occupato del caso di Anna Maria Franzoni. A breve si ritornerà in aula per le conclusioni. Finora, Alessia Pontenani ha basato la sua difesa sostenendo l'incapacità di intendere e volere dell'imputata. Ha giustificato tale argomento avvalendosi delle relazioni delle psicologhe del carcere di San Vittore che hanno frequentemente incontrato la Pifferi. Dopo aver ottenuto tali documenti, li ha consegnati al consulente di parte, Marco Garbarini. Parallelamente, la procura ha commissionato una consulenza di parte ai propri esperti, Marco Lagazzi e Alice Natoli. Naturalmente i pareri dei tre sono discordanti, ma c'è una ragione più profonda che ha spinto l'accusa a indagare su Alessia Pontenani e le due psicologhe. Secondo Marco Lagazzi e Alice Natoli, il parere dell'esperto di difesa, Marco Garbarini, che sostiene un vizio parziale di mente nella Pifferi, sarebbe stato influenzato dalle relazioni delle psicologhe carcerarie. Queste, affermano, avrebbero condotto test sulla donna che risultano essere non fruibili, non documentati, non verificabili e obsoleti rispetto agli standard scientifici prevalenti oggi. Hanno anche sottolineato che in una situazione come questa, tali test non sono di alcuna utilità. I due esperti hanno quindi criticato in modo particolare il lavoro delle psicologhe carcerarie, sostenendo addirittura che avrebbero plagiato l'imputata. Nella sua prima confessione davanti al PM, resa dopo la scoperta del corpo della piccola Diana, la donna ammise di essere consapevole che il suo comportamento scellerato avrebbe potuto portare alla morte della bambina. Dopo numerosi incontri con le esperte di San Vittore, l'imputata ha manifestato un cambiamento di atteggiamento in aula. In un modo che ricorda il comportamento di una bambina, ha espressamente chiesto di non essere sgridata, affermando di credere sinceramente che due biberon in una settimana sarebbero stati sufficienti per nutrire la sua bambina. I consulenti di parte hanno enfatizzato che le psicologhe avrebbero sottoposto l'imputata a colloqui clinici con un ritmo frenetico, particolarmente coincidenti con le udienze del processo, sottoponendola a test psicoattitudinali in violazione dei protocolli ufficiali, al fine di elaborare una vera e propria tesi difensiva. Questo, a loro avviso, sarebbe stato un tentativo mirato a evitare una condanna all'ergastolo. Gli esperti dell'accusa non hanno esitato a esprimere chiaramente questa posizione. È nostro dovere esternare una forte perplessità rispetto a un'apparente prassi che, come ripetiamo, nella nostra piuttosto ampia esperienza non abbiamo mai visto applicare a nessun altro detenuto. Non si può non essere perplessi. L'impressione che si trae da tutto questo è che ciò renda tra l'altro ormai inutile qualsiasi esame peritale, perché valuterebbe non i vissuti della persona, ma ciò che la stessa ha riferito di avere appreso e discusso nel lavoro con le psicologhe, tutto unitamente al suo deresponsabilizzante convincimento di essere lei stessa una bambina, inconsapevole e innocente. La procura ha ordinato una perquisizione nei telefoni cellulari e, se presenti, nei computer e nelle eventuali relazioni presso le abitazioni delle due psicologhe.
L'avvocato di Pifferi è stato anche oggetto di un'indagine per falsificazione, un'accusa che l'avvocato respinge categoricamente. Vale la pena notare che le due psicologhe sono attualmente sotto esame per altri due casi simili.